Di fronte alla crisi, le donne italiane sono delle vere combattenti. Anche se hanno ridotto i loro consumi dell'89%, rinunciando addirittura anche a beni che per loro sono sempre stati così importanti, come l'abbigliamento, riescono a mettere in atto delle strategie veramente importanti. Rinunciano a prodotti appunto come i vestiti anche fino al 66%, a viaggi fino al 72%, a beni così importanti come la salute fino al 20%, ma rivedono il proprio modo di consumare. Le donne stanno dimostrando che si può mettere in atto anche un consumo etico. Vanno a fare la spesa rivedendo il proprio modo di riempire il carrello. Quando sono a casa cucinano e attuano un consumo domestico insegnando anche ai propri figli un nuovo modo di consumare. Nelle famiglie vediamo che si ricomincia a vedere il self-made, quindi ricominciamo a fare le torte in casa, ad avere un consumo di qualità. Le donne reclamano e dicono alle aziende che hanno bisogno di un nuovo modo di vedere da parte delle aziende un nuovo modo di essere considerate. Le aziende devono vedere le donne come delle partner, perché le donne hanno bisogno di trovare delle compagne, hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di poter andare a fare la spesa e di potersi fidare di quello che comprano, di poter avere di nuovo fiducia, di fare acquisti immediati, semplici e trasparenti, perché di fronte alla crisi donne, aziende, imprese e retailer devono poter affrontare le difficoltà insieme.